Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi unboxing del sito Cobiz. Mi è appena arrivato appunto il pacchettino di Cobiz. Questi sono tutti i materiali appunto scelti dal sito in collaborazione. Vi ricordo che nell'info box inserirò appunto tutti i link dei prodotti scelti e poi all'interno dell'info box troverete anche il mio codice sconto per poterne usufruire sul sito di Cobiz. Adesso vi illustro tutti i prodottini che ho scelto. Come sempre all'interno del pacco vi arriverà appunto la bolla con il ricapitolo di tutti i prodotti scelti. Io come vedete ho scelto appunto 15 prodotti sul sito appunto di Cobiz e queste appunto sono le due pagine di prodotti. Adesso vi illustro man mano tutti i prodottini. Vi ricordo che il pacco mi è arrivato esattamente sempre con SLT Italia Special Line e questo pacco qui mi è arrivato esattamente in 20 giorni lavorativi. Di solito i pacchetti di Cobiz mi arrivano sempre dai 7 ai 15 giorni, siccome in questi giorni c'è ancora un po' di casino con le spedizioni, quindi ha ritardato di qualche giorno, però è arrivato sempre tutto integro, tutto imbustato perfettamente, imballato perfettamente. I primi due prodotti che vi mostro sono queste due pinze. Ovviamente io prendo pinze, tantissime pinze, perché le adoro. Questa è la prima tipologia, questo è il codice, è una pinza appunto che va a fare il taglio piatto del filo e questa è la mia seconda pinza in questo modo. E poi ho preso anche questa qui, questo è il codice e che ha appunto le punte piatte. Aspettate che l'apro così ve la mostro in dettaglio. Ha le punte piatte ed è ricurva in questo modo. Io li adoro queste pinze. Poi questa qui serve appunto per non andare a fare graffi, vedete appunto le punte piatte per non andare ad intaccare il filo e fare graffi sul filo. Questi erano i primi due prodottini. Adesso passiamo agli stampi, perché ovviamente ho preso anche qualche tipologia di stampo. Questo è il codice, è davvero uno stampo davvero molto molto carino. Ne ho presi due, ovviamente mi sono anche segnata di quale console sono e sono davvero molto molto carini. Possiamo realizzare dei piccoli joystick da console, io li adoro. Appena li ho visti ho detto mio, perché ovviamente ho anche la versione micro, ma questi sono un pochettino un po' più grandi e sicuramente verranno dei portachiavi davvero molto molto carini. E se non erro, io qui c'è lo script, aspettate perché sennò faccio confusione. Allora c'è l'Xbox, nel frattempo leggo anche perché me li sono scritti, poi c'è la Nintendo NES, poi questo dovrebbe essere la PSP3 e questo mio fratello dice che è quello dell'Atari, non so, io non di questo qui proprio non ne so nulla. Il resto ci ho giocato almeno una volta con queste tipo con queste console, quindi con questa sinceramente non ci ho mai giocato. E il mio primo è stato, credo che sia stato il Commodore 64, se non erro, sì, quello lì, sì, il Commodore 64, poi Nintendo e varie altre tipologie di console. Comunque questo l'ho adorato appena l'ho visto, infatti ne ho presi subito due perché ovviamente ne voglio realizzare tanti. Poi ho preso quest'altro tipologia di stampo, questo è il codicino, già per fare delle cosine un po' più da femminuccia, goccine varie, perché questo non è tanto, oddio, anche da femminuccia, perché no, una femminuccia con i videogame. Questo è per realizzare appunto goccine, vedete sono sempre sfaccettati, poi c'è l'esagono, c'è il cuoricino grande e piccola, questa piccola goccina carinissima, e ne ho presi sempre due per fare sempre appunto le coppie. Davvero molto lucido lo stampo e ben fatto, quindi non vedo l'ora di sperimentare con questi due stampi. E poi ho preso questo pacchettello delle meraviglie, che adesso andremo pian piano a guardare tutti gli articoli. Questo è il primo ed eccolo qui, questo è il codice
E questi sono degli anellini in acciaio 304, davvero molto carini, adatti sia per utilizzarli sia con la resina e sia da utilizzarli con il brick stitch, perché no, con la tessitura di perline. Questi qui sono in acciaio, come dicevo prima, 304, misurano 12 x 0,8 mm. Sono davvero molto lucidi e sempre ben fatti. Aspettate che ve ne mostro uno. Volendo, oltre alla resina, al brick stitch, come vi dicevo prima, possiamo anche utilizzarlo così, perché no, in un modellino, cioè assemblare tutti questi anellini aggiungendo appunto un anellino piccolo sopra e uno sotto, e agganciare la monachella sopra e una goccia, che ne so, in resina sotto, per proprio un elemento decorativo per un orecchino o per una collana, perché no. Volendo, alle volte le cose più semplici sono anche quelle che restano più carine e più portabili, diciamo, tutti i giorni. Quindi questi sono gli anellini. Poi ho preso una sola colorazione di Rocaille 150 della Toco. Questo è il codice, eccolo qui, e questo è esattamente il colore Opaque Sur Apple, ed è il 44 della Toco, numero 44. Davvero un bellissimo colore. Ve lo mostro anche questo aperto. Guardate che spettacolo di colore, davvero particolare. E queste appunto erano le Rocaille 150 della Toco. Ho preso solo questo colore qui di 150, anche perché sono piena. E poi ho preso per la prima volta su Cobiz le tila. Ho preso due colorazioni, questa è la prima, eccola qua, questo è il codice, è esattamente 2560, eccolo qui, e corrisponde appunto alle Silk Pal Light Green. Sono davvero spettacolari. All'interno della confezione da 10 grammi sono presenti esattamente 118 pezzi di tila della Miyuki. Questa è la seconda colorazione, questo è il codicino, è questo qui in basso, 0519, e queste sono le pink. Aspettate che le tolgo, perché qui c'è appunto il codice e non si nota il colore, ed eccole qua. La bustina è sempre troppo carina. Sono le pink Pearl Celion, davvero molto molto belle. Sicuramente andrò a realizzare un progettino con queste tila, quindi attivate la campanella. E poi ho preso diverse colorazioni di Rocaille 110 della Toco. Questa è la prima, questo è il codice, è il 455 della Toco, e corrisponde appunto al Gold Lustered Pal Wisteria. Vi tolgo anche questa dalla bustina, se si può, un attimino. Eccole qua. Questo anche è spettacolare come colore, spero che renda in videocamera, davvero molto belle. La seconda colorazione è questa qui, la 333, ed è esattamente la Transparent Color Gold Plated Olivine Drab. Questa qui già l'avevo presa, se non erro, anche in passato. Sì, questa l'ho presa, sì, infatti adesso ho il doppione. Davvero molto bello questo colore, davvero bellissimo. Poi ho preso questa qui, che è la 457, sempre della Toco, e queste sono le Gold Lustered Green Tea. Queste anche sono fenomenali, molto belle, sono particolari. Non l'avevo mai preso questo colore. Aspettate, le metto qui, sennò dopo faccio un sacco di casino con le bustine. Poi ho preso il 201, questo corrisponde al Transparent Color Golden Platinum Purple, e questa anche, sì, anche questo qui l'avevo preso già in passato, infatti l'ho utilizzato. Questa è anche molto bella. Poi ho preso anche il 203. Il 203 è il, anche questo è il Transparent Color Gold Plated Medium Orchid. È un po' più scuretto
so se si nota la differenza, ma è un po' più, leggermente un po' più scuretto. Questo più tendente verso il marrone, questo più tendente verso al purple. Anche questo mi piace tanto. E poi infine il 421, questo qui invece è il Gold Lustered Transparent Pink, anche se io ci vedo più l'oro bronzato che il pink, però anche questo è davvero molto molto bello. Oddio, qualche riflesso mi sa pink, sì, ma proprio qualche riflesso. Molto bello anche questi. E infine, per quanto riguarda le Locale 110, sono queste qui. E infine ho preso i perni in acciaio. Questo è il codice. Ho preso questi bellissimi perni particolari a forma ovale. Aspettate che ne tiro fuori uno. Eccolo qui. Davvero molto bello, lucido, misura 23 x 16,5 mm, e sul retro c'è sempre il perno con la farfallina e qui in basso appunto il foro. Davvero molto bello questo perno particolare. Volendo possiamo anche utilizzare, come dicevo prima, posso realizzare una goccia con la resina e aggiungere questo fantastico perno, perché no, anche con l'ovale particolare, per realizzare anche delle creazioni, diciamo, non elaborate, ma qualcosina di particolare, carino, adatto, estivo. Ed ecco qua, queste erano tutte le cosine appunto scelte dal sito di Cobiz. Vi lascio tutti i link in descrizione. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video, e aspettatevi i tutorial. Ciao!